Allora, il mio nome è Sandro Reglic, io sono nato a Venezia nel 1948 e praticamente sono sempre vissuto tra Murano e Venezia. Per quanto riguarda la mia relazione soprattutto con Murano, è iniziata ancora prima che io nascessi, poiché i miei genitori, in particolare mio papà e mio zio, hanno avviato una produzione vetraria già alla fine degli anni 20 e produzione vetraria tipica muranese. Loro hanno fondato la società Vamsa, prima chiamata Savam, poi Vamsa. Praticamente ciò che veniva prodotto presso questa vetreria erano le tipiche lavorazioni manuali, artistiche, sviluppate a Murano per secoli e secoli. Tuttavia, essendo mio zio e mio papà completamente estranei alla produzione vetraria muranese, in quanto loro sono nati a Lussinpicolo, che è un'isola dalmata, e si sono trasferiti a Venezia, diciamo verso la fine degli anni 20. Quindi, avevano più uno spirito, fra virgolette, imprenditoriale piuttosto che uno spirito di tipo, diciamo, produttivo, artistico, tradizionale con quanto è stato sviluppato a Murano nei secoli. Quindi loro si sono affidati sia dal punto di vista commerciale, sia dal punto di vista dell'esecuzione pratica degli oggetti prodotti nella loro vetreria, a diciamo, persone specializzate, particolarmente come dire, ferrate nei vari campi. Quindi, sia dal punto di vista commerciale, sia dal punto di vista produttivo, c'erano delle figure molto importanti. Un esempio tipico è Alfredo Barbini, che è stato appunto il maestro, il primo maestro della vetreria Vamsa, che ha sviluppato un'infinità di produzioni vetrarie, inventando tecniche di lavorazione molto particolari e dando una caratterizzazione ben precisa alla tipologia di prodotti eseguiti presso la vetreria Vamsa. Però non solo diciamo, c'era anche questa diciamo, qualità elevata dal punto di vista della manualità dei maestri vetrai della Vamsa, ma affiancata ad essa c'era tutta una studio di tipo estetico svolto da vari disegnatori. Tra questi, adesso io ricordo Ermenegildo Ripa, Scarpacroce, anche Novati deve aver lavorato per un breve periodo presso la vetreria Vamsa ed erano i professori chiamati di disegno, per cui loro realizzavano su carta certe produzioni varie che andavano diciamo, dagli oggetti realizzati per la tavola all'illuminazione a oggetti di tipo diciamo, estetico di alta qualità, come su piccole sculture in vetro, e quindi la tipologia della produzione vetraria della Vamsa era molto vasta e abbastanza originale, in quanto non solo veniva sfruttato, fra virgolette, la tradizione vetraria muranese, ma venivano proposte da un punto di vista estetico altre idee. E quindi diciamo che nell'arco degli anni, che sono stati relativamente pochi, dell'attività della Vamsa, in qualche modo si sono sviluppate delle sinergie tra la parte commerciale, la parte produttiva e la parte creativa estremamente efficaci. L'attività comunque si è quasi fermata verso il 1945. Perché? Perché il socio fondatore e il più carismatico del gruppo che componeva la società decise, anche questa è stata un'idea abbastanza particolare,
di andare in cerca di altri mercati fuori dall'Europa ed è andato in America. Doveva rimanere lì qualche mese, è rimasto 50 anni. E quindi, diciamo, piano piano l'attività della vetreria si è spenta fino al, diciamo, all'inizio degli anni 50. Comunque la proprietà è rimasta alla mia famiglia e comunque la società esiste ancora, però come società immobiliare. Attualmente, però, diciamo, nei locali della vetreria adesso ci sono i miei figli che portano avanti ancora un'attività di tipo tipicamente produttiva, tipicamente milanese, sia dal punto di vista produttivo sia dal punto di vista commerciale. Ecco, questo è quanto riguarda un po' la storia della mia famiglia. Per quanto riguarda in particolare quanto io ho contribuito ho lavorato nel settore vetrario, allora io devo premettere che mi sono laureato in chimica presso l'Università di Padova nel 1973. Dopo 2 anni c'è stata una borsa di studio presso la Stazione Sperimentale del Vetro, mi sono presentato, ho vinto la borsa di studio e quindi ho iniziato praticamente dal 76, 1976, la mia attività lavorativa presso la Stazione Sperimentale del Vetro. Che cos'è la Stazione Sperimentale del Vetro? Diciamo, è un ente che fino a un decennio fa era un ente pubblico che aveva lo scopo di promuovere l'attività, più che promuovere, di fare assistenza alla produzione vetraria italiana. Quindi non parliamo solo di Murano, quindi produzione di vetro artistico, ma anche produzione di vetro industriale. Questa assistenza sviluppa in che modo? Allora, l'istituto segue tutte le fasi della produzione vetraria industriale e artistica, che vanno dalla caratterizzazione e ottimizzazione delle materie prime utilizzate per produrre la miscela vetrificabile, alla verifica della qualità del prodotto finito, quindi sia su contenitori, sia sul vetro piano, sia su vetro neutro, caratterizzazione di eventuali problematiche come difetti, impurità legate che possono essere presenti nei prodotti finiti industriali. Verifica controllo, ecco, del regime produttivo che consiste nel valutare soprattutto l'efficienza dei forni industriali e le problematiche legate alle emissioni, cioè ai fumi e quindi problemi di inquinamento nell'ambiente. Poi c'è tutta un altro settore molto importante che riguarda l'addestramento del personale delle vetrerie in modo tale da formare soprattutto le nuove assunzioni, i nuovi assunti per avviarli, diciamo, con un certo bagaglio di conoscenza tecnica all'attività in vetreria. Quindi, in particolare, io mi sono occupato per tutti gli anni che ho lavorato presso la Stazione Sperimentale del Vetro, che sono circa una quarantina, soprattutto su cosa? Sulla, diciamo, ricerca di nuove materie prime utilizzabili nella produzione vetraria industriale. Caratterizzazione dei difetti sul prodotto finito. E messa a punto o ottimizzazione della composizione delle miscele vetrificabili, cioè delle miscele di materie prime che compongono la miscela vetrificabile stessa e vanno poi, dopo fusione, a realizzare le diverse tipologie di vetro. In quanto, a seconda del rapporto fra le varie materie prime, uno può spaziare sulla produzione di una varietà enorme di vetri. In quanto dosando queste materie prime, il vetro finale avrà delle caratteristiche che rispondono alle esigenze del produttore.
Il contenitore deve avere delle caratteristiche di assoluta inerzia dal punto di vista chimico perché deve contenere di solito alimenti. Il vetropiano deve avere delle caratteristiche di perfetta omogeneità e resistenza di tipo meccanico di un certo tipo. Il vetro per uso farmaceutico, anch'esso deve avere le caratteristiche di essere assolutamente inerte nei confronti dei farmaci che vado a introdurre all'interno di esso, e così via. Allora, naturalmente noi, essendo la sede della stazione sperimentale del vetro a Murano, abbiamo ovviamente avuto anche notevoli contatti con le vetrerie artistiche di Murano. Diciamo, pur avendo un bagaglio di esperienza notevole, perché parliamo di secoli e secoli diciamo, di sviluppo di nuove tecniche di lavorazione, di nuovi colori, di nuovi vetri, diciamo che Murano non ha più di tanto puntato, ecco, allo sfruttamento delle nuove possibilità di, come posso dire, di migliorare sia la qualità del vetro prodotto, sia di ridurre i costi di produzione, sia di ridurre, diciamo, anche i costi diciamo, legata alla quantità di prodotto finale buono. Cioè, l'importante, soprattutto considerando i costi dell'energia impiegata per produrre il vetro, sia per i costi delle materie prime, non hanno, come posso dire, non hanno sfruttato le possibili aggiornamenti da un punto di vista chimico, fisico, per trasferirli, ecco, in maniera utile alle proprie produzioni. Adesso non so se è stato chiaro quello che ho detto, comunque. Quindi, diciamo che, essendo la stazione sperimentale del vetro proprio lì a Murano, le vetrerie inizialmente un po' diffidenti, poi con un po' più di fiducia, si sono rivolte anche a noi e noi abbiamo cercato, per quanto competeva le nostre conoscenze, di diciamo, dare un supporto alle vetrerie stesse. Di che tipo? Soprattutto supporto che riguarda il miglioramento della composizione delle materie prime come tipologia e quantità utilizzate nella miscela vitrificabile, in modo tale da ottenere tempi di fusione della miscela più brevi, ottimizzazione, diciamo, del ciclo di fusione nei forni a crogiolo a vasca, per ridurre i consumi energetici e controllo della qualità del prodotto finito, in particolar modo considerando che a Murano si lavorano a caldo per realizzare in vari oggetti diverse tipologie di vetro, le quali devono essere compatibili tra loro. E questo è un punto estremamente importante perché condiziona poi la quantità di oggetti che finiscono, diciamo, o in discarica o nel negozio. Quindi abbiamo continuamente, direi, avuto contatti con le vetrerie di Murano, soprattutto per andare a far sì che i diversi vetri lavorati a caldo, realizzare qualunque tipologia di oggetto, avessero un buon incontro, cioè fossero tra di loro compatibili. Questo è estremamente importante. E quindi diciamo che il trasferimento di conoscenze dai vetrai muranesi a noi, soprattutto per quanto riguarda l'enorme varietà di vetri che sono stati messi a punto dai vetrai muranesi nei secoli, e il trasferimento di conoscenze da parte nostra al vetraio muranese, soprattutto per quanto riguarda quelle
quegli accorgimenti di tipo chimico e fisico che consentono di ottimizzare e aumentare la produttività degli oggetti realizzati a Murano, è stata piuttosto proficua. Sempre con una certa diffidenza, indubbiamente anche perché questo è legato un po' come dire, al fatto che Murano è un'isola e come isola vuole, avendo, diciamo, essendo coscienti della potenzialità enorme che le loro capacità produttive hanno, evitano di diciamo, aprirsi troppo a degli, fra virgolette, estranei. E comunque questa, diciamo, situazione di un po' di diffidenza, ovviamente dopo in maniera più o meno evidente è andata a ridursi, soprattutto quando, diciamo, la fiducia reciproca si è consolidata. Ecco. Quindi io direi che per quanto riguarda la situazione attuale di Murano, diciamo, è ancora completamente, dal mio punto di vista, intatto il potenziale produttivo acquisito nei secoli. Nel senso che, diciamo, anche se diciamo, nuovi maestri vetrai di elevata qualità sono sempre, sono sempre meno, nel senso che fino a qualche anno fa lavorare in vetreria, a parte, diciamo, il titolare della vetreria, ma come dipendenti, era sempre visto come, insomma, un'attività, sì, che poteva essere utile, però faticosa, impegnativa, e quindi tutti i giovani delle più importanti industrie vetrarie muranesi tendevano a trovare strade un po' diverse da quella di lavorare nella propria vetreria. E anche in generale, insomma, tutti tendevano a trovare altri sbocchi lavorativi. Direi che comunque ancora produrre vetro a Murano è molto redditizio, in quanto il valore aggiunto sui prodotti realizzati è elevatissimo. Quindi una buona organizzazione della vetreria, intesa come tipologia di forni, capacità di condurre i forni e capacità di diciamo, realizzare oggetti tipici, caratteristici e originali con le tecniche vetrarie muranesi, fanno sì che ha senso e ritengo sia vincente il fatto di diciamo, anche un giovane di avviare un'attività produttiva di questo tipo. Indubbiamente poi ci sono anche risvolti negativi, che sono soprattutto da un punto di vista, diciamo, delle normative legate alle problematiche ambientali, sono molto stringenti e molto severe, sia per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, sia per quanto riguarda la qualità delle acque utilizzate per le produzioni, sia per quanto riguarda anche la gestione delle materie prime. Adesso sappiamo che ci sono certe materie prime che verranno bandite, o una di queste è già stata bandita, come ad esempio l'anidride arseniosa, perché materie prime tossiche, pericolose e quindi da evitare, da utilizzare. Questo può essere un limite importante, perché ad esempio certe colorazioni, come il tipico colore rosso che comporta l'uso di solfuro di cadmio e selenio, che sono composti messi all'indice dalla comunità europea, cioè il fatto di non poter più disporre di queste materie prime coloranti potrebbe creare dei seri problemi, in quanto
ritornare all'uso dell'ossido di rame per la produzione di vetri rossi o, come si fa già, l'uso dell'oro per il rubino all'oro, comporta certe problematiche di gestione, diciamo, sia della fusione sia della lavorazione di questi vetri molto, molto importante. Quindi queste indubbiamente possono essere le cause che possono impedire uno sviluppo dell'attività letteraria a Murano, la continuazione dello sviluppo dell'attività letteraria a Murano. Diciamo inoltre che sarebbe appunto molto, secondo me, importante fare squadra presso le vetrerie di Murano in modo tale da poter presentare il proprio brand, la propria immagine in maniera compatta e non tendere eventualmente ad andare per conto proprio, in quanto o bene o male rispetto ad altre produzioni vetrarie che esistono per il mondo, o si è uniti insieme oppure non si riesce ad imporsi da un punto di vista commerciale nel mercato, diciamo, mondiale. Per quanto riguarda poi l'ultima parte che volevo appunto sottolineare, il discorso della formazione del vetraio, sia dal punto di vista della continuazione del trasferimento delle tecniche di lavorazione manuale, che sarebbe importante, come dire, gestirla in modo scientifico, nel senso che si sa che c'è chi sa produrre molto bene la filigrana e questo ti dice come si fa, senza dover rubare con l'occhio come si fa. Oppure, non so, quindi sia un addestramento pratico che può essere effettuato in chiaro su chi ha intenzione di accostarsi alla produzione vetraria artistica muranese, c'è già la scuola Battezzanetti che fa questo, per carità, e sia dal punto di vista tecnico, in quanto una figura molto importante è il tecnico in vetreria, che deve sapere un po' di tutto, sia per quanto riguarda il ruolo delle varie materie prime nella miscela vetrificabile, sia per quanto riguarda la condotta della fusione, sia per quanto riguarda la gestione di tutto quello che che comporta l'attività in vetreria, cioè la tipologia di stampi, piuttosto che i ferri utilizzati per la modellazione del vetro a caldo, e inoltre avere una certa conoscenza delle problematiche ambientali che devono essere affrontate. Ecco, quindi io direi che un addestramento sia dal punto di vista, diciamo, tecnico, sia da un punto di vista produttivo potrebbe favorire la formazione di nuove maestranze vetrarie preparate e in grado di competere con chiunque a livello mondiale per quanto riguarda la qualità dei prodotti realizzati. Io direi che forse come diciamo riferimento scientifico e per trasferire da un punto di vista scientifico le cognizioni importanti di tipo chimico e fisico potrebbe essere più l'Università di Venezia. Dobbiamo dire che l'Università di Venezia non c'è un corso sul vetro. Potrebbe essere interessante, perché questo comporta anche l'allacciamento ad altre università a livello internazionale, e quindi si trasferisce Murano anche fuori dal mondo, anche da questo punto di vista. Sì, è la mia impressione, per carità. Ecco, perché per dirle, io a suo tempo, alla fine dal 1996 al 2001-2002,
ho fatto dei corsi come professore a contratto all'Università di Venezia sul vetro, sulla storia del vetro e sulle tecnologie vetrarie. Ecco. E io e il mio collega, il dottor Verità, abbiamo lavorato assieme alla stazione sperimentale del vetro. Però dopo non c'è stato quasi più niente, credo che ancora adesso forse il dottor Verità fa qualcosa, però sempre cose un po' così saltuarie, che durano poco, che poi vengono interrotte. Quindi. No, per carità, poi dipende dalla disponibilità economica, ovviamente. Allora, il discorso è questo. Prima avevo detto che, diciamo, che produrre vetro a Murano può essere redditizio perché c'è un altro altissimo valore aggiunto rispetto ai costi complessivi della produzione stessa. Però il discorso è che se non si va a, ad esempio, individuare parliamo della sabbia, la materia prima più importante. Adesso non so se c'è ancora, credo di no. C'era un consorzio composto dai vetrai milanesi, soprattutto del settore industriale e non l'artigianale, che acquistava la sabbia per tutto il consorzio, no? E questo comportava un costo ridotto. Adesso questo credo che non ci sia più. Quindi direi che per abbassare comunque il costo della miscela che vado a infornare, riuscire ad associarsi in qualche modo, non solo per la sabbia, ma per un po' tutte le materie prime utilizzate, potrebbe essere e fare un consorzio efficiente veramente che mi va in cerca in giro per il mondo dove costa meno il silicato il solfuro di cadmio piuttosto che l'ossido di rame e così via, potrebbe essere estremamente utile. L'altro discorso riguarda la ottimizzazione dei consumi che sono elevatissimi a Murano rispetto per la produzione di 1 chilo di vetro rispetto ai consumi delle produzioni industriali, sono decine di volte superiori. Quindi riuscire a ottimizzare sia i forni con impianti di recupero che ci sono per carità, ma aggiornati, ecco, sia saper condurre il ciclo di fusione in modo tale da non esagerare e prolungare ad esempio certi tempi di fusione o di affinaggio che forse sono inutili, questo comporterebbe un'ulteriore riduzione dei costi. Però io credo che l'abbattimento dei costi riguarda soprattutto la quantità di vetri prodotti che vengono scartati perché non né di prima né di seconda scelta, cioè la quantità di produzione andata male è molto elevata e questo può essere ottenuto sempre avendo una base di tipo tecnico che in qualche modo assiste l'evoluzione del processo dalle materie prime al vetro finale con cognizioni di tipo tecnico-scientifico. E questo dovrebbe far sì che alla fine, se su 100 pezzi, invece di averne 30 buoni, ne ho 80. E quindi questo potrebbe comportare una riduzione dei costi, mantenere l'alto valore aggiunto e aumentare chi si può permettere di comprare certe produzioni che hanno un costo di base comunque molto alto. Non so se le ho risposto, sì, bene, grazie mille.